E con noi oggi il sindaco di Buseto Parizzolo, Roberto Maiorana, una lodevole iniziativa per Buseto, appunto, per le vaccinazioni pediatriche. Sindaco, di che si tratta e come si articolerà l'evento? Allora, intanto buongiorno a tutti. A Buseto Palizzolo abbiamo aperto nel mese di aprile dello scorso anno un centro vaccinale. Io ho messo a disposizione dei locali dove c'era il centro diurno comunale, che ben si sono adattati all'attività svolta dall'ASP. Questa attività è andata avanti per tutto questo periodo. Attualmente si svolgono già le vaccinazioni 3 giorni a settimana per tutti gli aventi diritto, per tutti i richiedenti. Questi sono il martedì, il giovedì e la domenica, giusto per ricordarlo anche a chi può essere interessato. E in questo periodo, in concomitanza anche col fatto che c'è stata la riapertura delle scuole, poi c'è stato questo problema delle ordinanze che abbiamo fatto di chiusura, la revoca dell'ordinanza regionale che ci ha costretto a riaprire. Ma nel frattempo l'idea era quella di fare qualcosa di concreto anche per la salute e per la prevenzione dedicata ai nostri cittadini più piccoli. E l'idea che mi è venuta, e l'ho subito girata all'ASP, era quella di creare una giornata, un momento in cui si potessero fare le vaccinazioni proprio per i più piccoli, perché risulta che in questo momento chi vuole vaccinare i bambini dai 5 agli 11 anni deve andare per forza a Trapani, dove l'hub è veramente congestionato. Questo dovrebbe in qualche modo decongestionare quell'hub e favorire anche chi, non solo a Buseto, ma nel circondario, vuole fruire di questo servizio. Questa è stata l'idea, devo dire che è stata pienamente accolta nel giro di mezza giornata. L'ASP mi ha dato risposta, hanno organizzato il servizio e quindi a partire da questo venerdì i bambini potranno essere vaccinati dalle 14 alle 20. Sindaco, al di là delle polemiche e il balletto degli ultimi giorni delle ordinanze, torno sull'argomento, ripeto, senza voler fare polemica. Secondo lei, da sindaco, in questo momento mandare i bambini a scuola è positivo oppure no? Questa è una bella domanda, anche perché i sindaci di fatto sono sì responsabili della salute pubblica del proprio paese, ma dovrebbero avere degli strumenti veri per poter decidere. Di fatto noi abbiamo l'ASP che ci dice che c'era la necessità di sospendere l'attività didattica e noi abbiamo richiesto anche il parere, per cui se l'altro ci dice che la necessità c'è, noi non possiamo fare altro che prenderne atto, non abbiamo titolo per dire che non sia così. Allo stesso tempo c'era una norma regionale che apparentemente ce lo consentiva e quindi l'opzione era quella di chiudere. Fermo restando che la didattica a distanza non è didattica, secondo me, non soddisfa nessuno e mette in difficoltà anche le famiglie, perché è chiaro che ove ci sono i genitori che vanno entrambi al lavoro, questo diventa un grosso problema da gestire. Bisogna rimanere a casa piuttosto che andare a lavorare, o bisogna trovare soluzioni alternative. Quindi questo crea veramente delle grosse criticità. Che dire, probabilmente in questo momento si sta andando anche verso una discesa rispetto alla fase di picco, almeno questo è quello che dice l'ASP, e io non ho motivo per non crederci, anche perché vedendo i dati che mi vengono forniti c'è una diminuzione del numero dei contagi in tutta la provincia e di riflesso anche nel mio piccolo comune. Mi auguro che sia realmente così e che la scuola si riveli, così come lo è stata, devo dire, in passato, un ambiente tutto sommato sicuro per i nostri alunni. È chiaro Grazie che mille, poi mi Sindaco. scondo te Grazie sempre dietro mille. l'angolo. Quindi Buon lavoro. grazie a lei, tanti saluti a tutti, tante cose.